Bene, Salvatore, la prima di Coppa Italia del Catanzaro, una sconfitta per 2-0. Come hai visto la partita? Beh, dire sconfitta salutare è poco, però potremmo quasi sembrare un pochino di parte nel dire questo, perché effettivamente è una sconfitta che serve per meditare, perché il Catanzaro, pur tenendo bene il campo nel primo tempo e in parte nella ripresa, ha denotato alcune lacune evidenti che avevamo già evidenziato nel corso del precampionato anche con avversari di livello inferiore. Oggi che c'era un avversario di pari categoria abbiamo notato quello che manca a questo Catanzaro, che diciamo da tempo, perché giochiamo con un centrocampo incompleto, ben fatto di ragazzi che indubbiamente danno tutto, giocano, però che hanno dei limiti soprattutto nella personalità. E anche in avanti abbiamo visto, fermo restando Tavares che non è in condizione, lo si vede chiaramente, i due esterni che forse sono un po' troppo leggerini per la categoria, e là servirebbe qualcuno, specialmente nella fase di possesso palla, che salti l'uomo e vada in porta per concludere. Diciamo che il problema del transfert di Barzacca ha inciso comunque sulla linea d'attacco e anche sul centrocampo, invece la mancanza di Carcione, che praticamente sembra che fosse arrivato in ritiro, che è quello l'unico in grado a costruire il gioco, probabilmente si è sentita, perché bene o male Garufi ha provato a fare il suo, ma mi è parso un po' più lento nella costruzione del gioco, qualche tocco in più sempre. Indubbiamente Garufi è un calciatore che è giovane, che deve crescere, ma lì nel mezzo serve personalità per gestire la partita nei momenti topici. Per quanto riguarda Barzac è lo stesso discorso che vale sia per Kunzi che per Giovinco. Sono dei calciatori, sono giovani, Kunzi non più perché è di categoria, però non si può avere delle certezze. Dobbiamo avere avanti qualcuno che riesca a dare quella qualità in più sotto porta, perché anche il primo tempo un paio di volte si era riusciti ad inserirsi nell'area del Monopolitana, però spesso e volentieri è mancato l'ultimo tocco. Anche la difesa che ha ballato un po' soprattutto nel secondo tempo, dove ci sono, speriamo, ci auguriamo che la lentezza che abbiamo visto, specie il primo gol che ci può stare perché è stata una ripartenza veloce del Monopoli, c'è stata una chiusura errata di Esposito che ha sbagliato l'anticipo, però poi sabato è stato troppo lento nel recuperare la diagonale e ha consentito al loro attaccante di andare a rete. Quindi questo potrebbe essere un piccolo campanello d'allarme per quanto riguarda la difesa, che è apparsa solida ma lenta, quindi con attaccanti rapidi e veloci. Diciamo che i due centrali mi hanno un po' preoccupato, nel senso che abbiamo visto un Joao bravissimo negli anticipi, nelle chiusure e nell'impostare anche dalla difesa, però ho visto probabilmente Di Bari che è calato molto nel secondo tempo e non è forse ben assortita la... Io credo che questo potrebbe essere anche questione di condizione, perché sia Di Bari che Sabato sono calciatori dalla struttura fisica imponente e possono denotare questi problemi. Però non bisogna dimenticare che si gioca con un centrocampo composto da giovani, dove nessuno fa il filtro, quindi sappiamo che il reparto difensivo deve essere supportato dal centrocampo, che riesca a fare filtro e copertura, e poi nello stesso tempo è mancato il bucolo della situazione, che poi ci ha abbandonato, purtroppo è mancato il bucolo, quindi sappiamo bene che il direttore Preti è al lavoro per tappare proprio, scusate il bisticcio di parole, il bucolo al centrocampo. Ma non è solo bucolo, lo torno a ripetere, perché là serve un uomo anche di costruzione, e serve qualcosa in più in avanti, perché anche se oggi è parso poca cosa, abbiamo sia Tavares che Sarau, che ancora Sarau è squalificato, quindi no, però sugli esterni credo che il Catanzaro abbia bisogno di qualcosa in più, specie se si continuerà a giocare con il 4-3-3. Poi nella ripresa si è cambiato un po' modulo per esigenze tattiche, 4-2-4, 4-3-1-2, però voglio dire, se il 4-3-3 è la base, io credo che sugli esterni almeno serve un calciatore che vede la porta, sicuramente. Questo deve essere un dato di fatto imprescindibile, a mio avviso. Sono mancati i cross che noi pensavamo e speravamo che finalmente ci fossero, perché probabilmente è mancato un po' Sabato sui cross, un po' Esposito, troppo impegnati nella fase difensiva. Però devo dire che i due di attacco hanno fatto poca cosa. Sì, indubbiamente, io credo, abbiamo visto sia Sabato che Esposito stare molto sulla difensiva. Forse Sabato, ripetiamo, è un calciatore che noi conoscevamo, che era uno che riusciva anche a fare la fase offensiva, ma oggi non l'ha fatta, o meglio non l'ha fatta in condizione ottimale.
Per quanto riguarda Esposito, dobbiamo segnalare l'errore sul primo gol del Monopoli, per il resto credo che sia praticamente anche l'ultimo degli arrivi esattamente difesa, però credo che su Esposito non ci sia un problema. Forse il problema della difesa impostata sulla velocità, dove tu hai Esposito che è un elemento veloce, lo risolvi con chi fa filtro a centrocampo, che certo. Oggi non hai, fermo restando che sia Icardi, Baccolo e anche Carufi hanno fatto una prestazione sufficiente, ma non quella che ti può garantire quel salto, una vittoria a Monopoli. Alla fine ha mantenuto l'intelaiatura dello scorso anno, questo non dimentichiamolo, quindi diciamo che ci sono delle attenuanti a questa sconfitta, ritengo. Indubbiamente ci sono attenuanti, quindi ritorno al discorso iniziale, sconfitta salutare. C'era Preti in tribuna, c'era il vicepresidente Jessica Cosentino, quindi credo che anche loro come noi hanno visto la partita, lo stesso era, sanno di calcio e sanno dove intervenire e credo, spero non aspettare gli ultimi giorni di mercato perché la squadra va costruita, anche perché il campionato inizia il giorno 28. Fondamentale anche visto che ci saranno probabilmente 10-11esimi nuovi, è necessario avere dei sincronismi giusti, visto che quella è mancata. Appunto, visto che si riparte molto presto e visto che partire bene in campionato è necessario in una squadra nuova che deve conquistare sia autostima nei propri mezzi e sia fiducia nei suoi tifosi, è necessario partire bene. Per partire bene bisogna costruire la squadra al più presto. Vorrei ringraziare i tifosi che sono stati qui presenti, una sessantina di supporter giallorossi che hanno cantato dall'inizio alla fine. E niente, a questo punto speriamo che presto la società ponga rimedio e riparo alla situazione attuale del mercato, ma questo siamo certi a questo punto perché le dichiarazioni sono quelle. Salutiamo tutti gli utenti di Punto.net e auguriamo una buona serata.